Il nuovo governo si sta occupando anche, tra le altre cose, di aiutare l'esercito dell'Ucraina. Il fastidio di Vladimir Putin non si è fatto attendere, e da lui sono partite delle accuse belle pesanti. L'Italia ha da sempre sostenuto Kiev in questa guerra, che tutti hanno giudicato come inutile e soprattutto insensata. Fin dal primo momento, infatti, sono stati molti gli aiuti umanitari che la penisola italiana ha inviato alla patria di Zelensky. Fra questi configurano anche le armi, anche se per molte persone gli aiuti da inviare riguarderebbero generi alimentari e assistenza medica. Sulla questione è nuovamente entrata Giorgia Meloni, che ha deciso di prorogare ancora una volta la legge che consente all'Italia di inviare ulteriori armi in Ucraina. Questo aiuto è stato richiesto proprio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva deciso di avvalersi di questa risorsa quando il presidente del Consiglio era ancora Mario Draghi. Secondo quanto esternato da Giorgia Meloni, nuove armi verranno inviate in Ucraina, ma non solo, in quanto potrebbero giungere a Kiev anche importanti sistemi missilistici molto costosi e altrettanto distruttivi. Si tratterebbe del sesto aiuto che il bel paese decide di concedere al popolo di Zelensky. Ma tutto questo potrà attuarsi quando il Parlamento deciderà di dare il via libera a questa nuova proroga. Sembra però che ormai la decisione sia stata presa e che si tratti solamente di ore. Ovviamente la notizia si è diffusa in tutto il mondo ed è arrivata alle orecchie dei russi, che hanno subito espresso la loro opinione a tal proposito. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha infatti dichiarato come la colpa dell'Italia non sia solo quella di inviare armi di distruzione di massa all'Ucraina, ma di addestrare soldati ucraini nel territorio italiano. Questa situazione non riguarda solamente l'Italia, ma molti altri paesi come la Germania e il Regno Unito, che hanno predisposto addestramenti militari in grado di potenziare le capacità fisiche e tecniche dei vari soldati. Secondo la Russia, infatti, la questione dovrebbe essere risolta solo fra i due paesi che risultano essere i protagonisti del conflitto, e non tra tutte quelle nazioni che continuano a mettersi in mezzo ingigantendo una guerra che si sarebbe potuta risolversi diversi mesi fa. Nel frattempo la situazione fra le due potenze non accenna a migliorare, in quanto non è facile trovare un compromesso. E nessuna delle due parti sembra disposta a cedere per cercare di ristabilire equilibrio e pace. Ad ogni modo, nelle prossime ore verranno diffuse nuove informazioni e solo allora sarà possibile esprimere un'opinione sull'argomento. Eravate a conoscenza di questa nuova proroga che Giorgia Meloni ha deciso di concedere all'Ucraina? Siete favorevoli all'invio di armi a Kiev oppure pensate che l'Italia debba supportare la popolazione colpita dalla guerra con altre risorse? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.